spesa al Sisa. Allora, prima abbiamo preso, siamo passati a prendere le capsule per il caffè, queste qua. Poi vabbè, ho preso un pacco di assorbenti che prendiamo, che prendo sempre, pan carré, panini, questi per fare con gli hamburger, un misto funghi congelati e contorno grigliato. Poi la rucola della Bonduelle, cioccolato fondente della Lind, poi tè classico, poi vino frizzante rosé, bottiglia di tè alla pesca, confezioni di carote, salsicce di tacchino e pollo, gelato al limone, vino rosso, un'altra bottiglia di tè alla pesca, una piccola mortadella, una confezione di Coca-Cola 2 e infine liquore alle fragoline. Questo è quanto, alla prossima. Ciao ragazze, bentornate sul canale. Allora, nuovo spezzone di svuota la spesa al Quarì, che sarebbe un negozio di alimentari vicino casa. Comunque, abbiamo preso dei panini, tipo rosetta, poi due confezioni di yogurt della Müller, hai uno praticamente al mirtillo in pezzi e uno alla nocciola, poi abbiamo preso dello speck e del cotto, poi abbiamo preso dei bocconcini di pollo, una passata petti, due limonate, e infine due birre. Questo è quanto, alla prossima. Ciao ragazze, nuovo video svuota la spesa. Allora, parmigiano grattugiato, poi Gordon Blé, formaggio questo della Deco, un altro parmigiano, poi insalata mista, yogurt granarolo alla banana, poi asiago
due provole, un po' di würstel golosino, poi hamburger di pollo e prosciutto cotto, mozzarella e degli yogurt assortiti, che sono caffè, frutti di bosco, fragola e albicocca. Poi banane, due besciamelle, queste sono all'MD, latte scremato, due confezioni, vino rosso, poi una confezione da due di Pepsi, pomodorini, poi delle pesche e percoche e un datto 5 bianco perfetto. Poi abbiamo preso l'olio per cucinare, l'olio extravergine di oliva, paccheri della Deceppo, due confezioni, una confezione di tonno Nostromo da 3 confezioni, poi una bottiglia di fiammante passata e una Gatorade, cioè Energade. Questo è quanto, alla prossima, ciao ragazze. Allora, per quanto riguarda articoli casalinghi, ho preso lo Scodex, questo è quello della Wow, quello gigante praticamente, che già l'abbiamo preso una volta, ci siamo trovati bene e l'abbiamo ripreso, ha due veli, è come se fossero due rotoli praticamente, dovrebbe, due rotoli in uno, sono 610 strappi, sì, ed è buono, approvato da mio marito, quindi è buono. Poi vabbè, abbiamo preso anche un pacco da due perché lo porteremo anche uno in vacanza. E poi per terminare abbiamo ripreso questa candeggina Alba perché mi serviva, sto aspettando il pacco da Faberlic, però nel frattempo ho preso questa perché mi serviva. Questo è quanto, alla prossima, ciao ragazze, oggi spezzone di svuota la spesa. Allora, abbiamo preso una confezione di uova fresche, delle banane, del pane bianco per i tramezzini, dei panini questi qua piccolini, poi dei bocconcini di pollo e tacchino, una birra, cipolle, poi dello speck e
del speck cotto. Una confezione di latte Parmalat Pro Blu. Una confezione di fichi d'India. Poi delle mele e poi delle prugnette. Un attimo, sono da voi. Ciao ragazze, ultimo spezzone di svuota la spesa. Allora, abbiamo preso in questo sacchetto un po' di mortadella, prosciutto e delle prosciutto cotto e delle olive verdi. Poi due bottiglie di tè alla pesca, rigorosamente alla pesca, uno e due. Poi latte del Deco. Due confezioni di besciamella, una confezione di sottilette, poi due confezioni di yogurt al naturale, Natura, della linea Natura, sono a fragole e more, questa linea qua, che non l'abbiamo mai usata. E un altro alla, un'altra confezione alla pesca. Poi una confezione di San Bittero, questi qua bianchi, un pacco di farina della Deco e poi una confezione di Wüstel Beretta da 5 pacchetti. Un attimo e torno. Poi per quanto riguarda dal fruttivendolo, abbiamo preso dunque delle pesche, limoni, pomodori per l'insalata, un po' di mele, delle prugnette e poi mi sono fatta dare un po' di odori. Un attimo e ritorno. Poi ho preso un po' di cose da portare in vacanza, dunque una confezione di mollette da 20, eccola qua, poi della carta igienica da 4, vabbè questo l'ho preso per casa, non per la vacanza, che comunque andiamo in villaggio, poi sempre per casa ho preso l'I Wish alla lavanda, deodorante per la casa, sacchetti per l'indifferenziata, una confezione di cerottini e poi ho preso un bacile, cerco di farvelo vedere, insomma un bacile rosso perché comunque devo portarmelo in vacanza, eccolo qua, perché io lavo i panni anche in vacanza così quando torno non ho panni sporchi da lavare della vacanza. E poi mi sono presa due paia di gambaletti da 20 den di questa marca Mignoni. E poi mi sono presa questa marca di gambaletti, due paia di gambaletti Vignoni. All'interno escono due paia
a pacchetto. Questo è quanto, alla prossima, ciao ragazze. Ultimo spezzone di svuota la spesa. Allora, al deco yogurt all'albicocca, poi questi croccantini che ci sono piaciuti tanto, poi una confezione di calippo vari gusti che a Emanuele piacciono tanto, poi un panino tipo baguette e una confezione questa qua morbidosa. Poi abbiamo petto di pollo e petto di tacchino dell'Aia. Poi abbiamo salmone, salmone norvegese, poi bicarbonato di sodio del Deco. Poi abbiamo preso una Coca-Cola in bottiglia, in verità una confezione, però vi faccio vedere solo una, perché dobbiamo portarla in vacanza. Una e due, abbiamo salite per il momento. Poi una confezione di prosciuttini, questi qua, e poi un anguria, non so se riuscirò mai a farvela vedere, ci provo. Eccola qua, un bel pezzone di anguria. Questo è quanto, alla prossima, ciao ragazze.